Benvenuti in questo video. Come nel video precedente a questo, dove vi ho fatto vedere tutti i miei acquisti del sapone, che sono questi che vedete davanti, siccome due ragazze carinissime su Facebook, sapendo che appunto ho iniziato questa nuova passione, mi hanno proprio chiesto se potevo mostrargli, diciamo, il mio kit di base che sto utilizzando in questo momento appunto per la creazione dei miei saponi, ho detto perché no. E siccome comunque devo fare il video per farvi vedere tutto quello che ho acquistato, diciamo, in questo mese e mezzo, due, che ho preso questa passione, ho pensato insomma di farlo subito adesso, così da avere già tutto fuori, non dover restare a rimettere ogni volta avanti e indietro. Comunque, se voi vedete il mio video precedente, questi sono tutti i miei acquisti, ovvero ci sono diversi come paprika dolce, curcuma, quindi spezie sia per il colore del sapone. Per esempio la paprika la uso per dare un colore, diciamo, rosato, mentre il curcuma è per esempio sul giallo. E invece, per dire, la cannella la uso proprio per il profumo. Quindi, a seconda della sostanza, potete o dare colore o anche profumazione o entrambi. Poi, per esempio, ho ingredienti comunque molto casalinghi, quindi anche questo miele, perché ho intenzione di fare un sapone al miele, e dietro il barattolo che vedete bianco appunto è cera d'api. Comunque, se volete vedere tutto un po' più nel dettaglio, potete vedere il video precedente a questo dove vi mostro tutti gli acquisti, anche se avete domande di qualsiasi genere. Molte cose io le ho trovate tranquillamente al supermercato, molte altre le ho comprate da internet, per esempio. Non so, gli stampi così in silicone, questo qua tipo è molto carino, fatto a cioccolato, li ho presi da internet, questo l'ho pagato sui 8 euro più spedizione, che veniva dall'Inghilterra, e l'ho trovato su eBay. Invece, per esempio, quest'altro l'ho preso tranquillamente all'Eurospin e l'ho pagato pochi euro. E poi ancora questo qui classico, tipo da plum cake, per capirci, e anche questo l'ho preso dall'estero. Poi naturalmente ho il mio termometro di precisione che sta in questa scatola, al momento appunto non è all'interno perché lo sto utilizzando per fare altro. Oli essenziali per aiuto, la profumazione dei vostri saponi, quindi ho diversi oli di diverse marche, questi qui li ho trovati in un negozio proprio qui da me, nel mio paese. Questo qua è un altro olio che avevo preso ma che sicuramente non acquisterò più perché è terribile. E poi ho trovato questi qua, diciamo, più professionali, e questi li ho presi da eBay, da questo venditore Mystic Moments. Mi è arrivato tutto molto in fretta, anche questo dalla Gran Bretagna, dall'Inghilterra, però devo dire che sono veramente, veramente buoni. E da lui ho sempre preso anche questi burri, e uno è il burro di karité, dovrebbe essere, mentre l'altro il cocco, il burro di cocco. Poi, per esempio, qui dietro ho anche dell'amido, che ho trovato tranquillamente al supermercato. E che serve, per esempio, almeno da quello che ho capito, per indurire un po' di più il sapone. Dietro, come vedete, c'è la soda caustica che vi serve Sì, assolutamente, assolutamente. anche perché se no non potete fare il sapone. E poi, per esempio, ho comprato delle cosine per decorare, come può essere questa anice stellata, trovate sempre al supermercato a pochi euro, o questi frutti di bosco essiccati. Quindi cose molto 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 casarecce. Poi, se andiamo di qua, c'è il mio mini pimer che appunto serve per fare girare il sapone e fare arrivare il nastro. Poi diversi contenitori, tranquillamente questi qui in plastica, questi qua sono tipo i tupperware, non so, per capirci. Poi sicuramente vi servirà. Visto che le cose, diciamo, che usate per fare il sapone, poi è sconsigliato utilizzarle ancora in ambito alimentare, io vi consiglio di utilizzare tutte robe poi adibite. Quindi un cucchiaio di legno sicuramente vi viene utile, come anche aiuto, scusatemi, uno normale così in acciaio come dosatore, perciò sicuramente qui i cucchiai servono tantissimo. Poi io, per esempio, ho fatto essiccare di mio della lavanda, l'ho fatta essiccare l'anno scorso e appunto adesso è fantastica, per il sapone funziona benissimo, quindi potete anche fare molte cose fai da te se avete piante o cose in giardino. Una spugna di vite poi al lavaggio, soltanto appunto delle cose che uso per il sapone. Poi assolutamente dei guanti, io uso questi qua al lattice, normalissimi da cucina.
ma uso solo anche questi per il sapone. Poi, come dicevo, comunque ci sono vari contenitori, questo qua per esempio anche di precisione. Vi servirà sicuramente un bilancino di precisione che adesso non ho qua, è là dentro nel microonde che vedete lì dietro. E sicuramente quello vi serve comunque per pesare le varie sostanze. Olio d'oliva, se utilizzate comunque il metodo con l'olio d'oliva, ma a grandi linee serve quasi in tutte le ricette, quindi sicuramente l'olio d'oliva, possibilmente dicono non extravergine, quindi olio d'oliva normale. E poi appunto comunque contenitori di diverso tipo, tra cui per esempio una pentola, perché comunque sia devi mettere a bollire questo olio e quindi per forza vi serve una pentola. E poi per esempio qua ho altro materiale, diciamo, fai da te, ovvero queste fettine di d'arancia essiccate, le ho fatte essiccare appunto io e sono molto belle. Ho visto un sapone all'arancia e c'era la ragazza che metteva sopra queste fettine essiccate ed era veramente carino, cioè l'effetto. Era cannella e arancia, mi sembra, quindi metteva un po' di cannella e un po' di arancia, insomma era fantastico. Cioè, e quindi ho fatto essiccare qualche fetta appunto da poter utilizzare e direi che vi ho fatto vedere tutto, almeno al momento mi sembra di avervi fatto vedere tutto, a parte vabbè, il bilancino e la pentola, perché sinceramente non mi ci sta nel video, quindi non riesco a farvela vedere. Comunque la pentola qualsiasi, l'importante è che sia poi adibita a quella. E basta, per il momento direi che diciamo quello che sto utilizzando è questo, quindi comunque vi dico sono agli inizi, non ho tutte queste grandi cose, mi accontento di quello che ho acquistato fino adesso. Nulla, io spero che questo video sia utile a qualcuno, sia piaciuto anche alle due ragazze che mi hanno chiesto su Facebook, che saluto comunque, grazie mille, siete sempre carinissime. E, a proposito, sicuramente vi farò vedere anche l'effetto dei miei saponi, visto che me l'hanno richieste, dovete darmi un attimo, nel senso che comunque il sapone deve maturare, dopodiché gli farò anche la bella confezioncina, la bella presentazione, per farlo sembrare più bello. No, boh, però comunque sia appena è pronto, sicuramente lo mostro a tutti, assolutamente, perché sarà una vincita per me, perché comunque ne vado fierissima, sperando poi insomma che possa piacere, che ho intenzione anche di farlo come pensierino in più per Natale, così quindi incrociamo le dita. Nulla, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!